Hello there! Con la pubblicazione del terzo e del quarto episodio di The Bad Batch, questa settimana è giunto il momento di tornare a discutere della serie e senza perderci in una prolissa introduzione, iniziamo subito a parlare degli ultimi passi percorsi nella via intrapresa dalla Clone Force 99. Il terzo episodio riprende da dove eravamo rimasti, con la squadra in fuga e il titolo Replacements non rimanda solo alla necessità di riparazioni da parte della nave del gruppo, ma anche a ciò che sta per accadere ai cloni, destinati a essere rimpiazzati. Situazione esposta in questo episodio, alternando le scene tra ciò che sta accadendo ai Bad Batch e ciò che sta invece smuovendo Kamino e la nascente struttura dell'impero. Per poter trattare le due rispettive situazioni con la maggior chiarezza possibile, le discuterò singolarmente, partendo dagli eventi che vedono protagonisti Hunter e il suo team, e finendo con quelli che seguono Crosshair e la fazione che sta servendo. Tornando a bordo dell'Evok Marauder, vediamo Omega armeggiare con un datapad mentre si riposa appoggiato al gonk della squadra, il cui nome è Gonki, un nome carino ma non molto fantasioso e già sentito altrove. In Battlefront 2 viene infatti menzionato un droide gonk dal nome identico e lo stesso in Star Wars Uprising, dove abbiamo potuto conoscerne ancora un altro. Ritengo plausibile si tratti semplicemente di un caso di omonimia vista la vastità della galassia e sinceramente lo spero visto che vorrei vederlo sempre insieme alla squadra. Ma chi può dire cosa ci aspetta? Il futuro dei Bad Batch, nel bene e nel male, è ancora tutto da scrivere. Nel presente della serie, comunque, veniamo subito messi di fronte alle problematiche già note, a quelle nuove e a quelle future, con Wrecker che al pari degli altri fatica ancora ad adeguare il suo comportamento alla presenza di Omega, Echo che deve occuparsi di riparare la nave e Tech che costruendo uno scanner sta studiando già un modo per sondare e risolvere una volta per tutte la questione chip inibitori, tutt'altro che superata come dimostrano vari momenti dell'episodio. Ogni discussione a riguardo di questi problemi si arresta però quando i danni subiti dall'Evok Marauder causano una brusca uscita dall'iperspazio e un viaggio turbolento durante cui Wrecker subisce un trauma cranico prima dell'atterraggio di emergenza sulla luna di Ordo. Il gruppo ha bisogno di sostituire un condensatore prima di poter ripartire e qui Omega, nel tentativo di aiutarli a trovare l'unico che hanno a bordo, porta l'attenzione sulla dotazione d'armi di Crosshair, situazione che solleva una certa tensione ed espone i pensieri che la squadra ancora rivolge al compagno. Qui è dove l'episodio ci rimanda per la prima volta proprio su Kamino, ma come anticipato, noi ci torneremo più tardi. In una scena che richiama fortemente la pausa nell'Exogord vista in episodio 5, mentre Tech ed Echo si occupano di sistemare la nave, un drago luna fa le veci dei Minok derubandoli del compensatore appena installato e da questo punto dell'episodio Wrecker resta sull'Evok tediato da un forte mal di testa sospettosamente vicino all'area dove il chip inibitore viene installato, mentre Hunter e Omega si avviano alla ricerca del componente rubato e gli altri continuano ad occuparsi delle riparazioni necessarie. Il leader del team e la bambina durante la ricerca discutono di Crosshair ed è qui che Hunter rivela di sentirsi in colpa per averlo lasciato indietro. Ma sappiamo che faranno il possibile per salvarlo non appena ne avranno modo e anche Omega lo suggerisce con positività. La chiave dopotutto potrebbero già averla a portata. Il malessere di Wrecker infatti potrebbe solo essere un modo per creare tensione nell'episodio, ma se invece cedesse al chip inibitore in futuro, il gruppo con gli strumenti creati da Tech potrebbe farsi l'esperienza necessaria per sapere come agire in futuro senza doverlo sperimentare per la prima volta sul cecchino. Ovviamente mi auguro trovino un modo per estrarre i chip prima di un crollo da parte di Wrecker, che non sarebbe solo straziante da vedere, ma vista la potenza del clone, sarebbe anche pericolosissimo per tutti i Bad Batch. Qualsiasi cosa accada, prima è necessario lasciare la luna. Il duo impegnato nella ricerca del pezzo necessario lo rintraccia, ma non senza scontrarsi con il drago luna che lo riporta nella sua tana e impattando con Hunter, rimuove la sua maschera portandolo a perdere i sensi. Grazie alla presenza di Omega che ritrova il respiratore e lo applica sul viso del mentore, viene però salvato. E sapendo che il tempo scarseggia, la bambina non attende il suo risveglio e portando con sé il DC-17 del clone e una torcia, entra nella casa del drago, dove trova rapidamente il compensatore e pur spaventandosi non appena la creatura appare alle sue spalle, dimostra ancora una volta grande intelligenza e sensibilità, comprendendo che il drago vuole solo una fonte d'energia di cui nutrirsi, e offre la sua torcia in cambio del pezzo necessario alla nave prima di uscire dalla tana. Hunter, rinvenuto, si stupisce per il successo della bambina che ha completato la missione senza dover nemmeno usare la violenza, un messaggio che sembra voler rappresentare ancora una volta come Omega possa rivelarsi per tutta la Clone Force 99 la guida per la via alternativa e distante dalla violenza, sia qui che in futuro, una via che come Star Wars ci insegna purtroppo non sempre è possibile percorrere ma che è un bene non perdere mai di vista, come invece è successo a buona parte dell'Ordine Jedi.
Con il necessario per rimettere in sesto la nave, il gruppo fa presto a ripartire e dopo aver lasciato la luna di Ordo, l'episodio ci mostra cosa ha combinato Wrecker nel mentre. Quello che si rivela ancora una volta come il più impacciatamente dolce e buffo del gruppo, ha scelto di offrire uno spazio personale a Omega per farla sentire a casa, arrivando addirittura a donarle Lula, la sua bambola Tuca. È carino come tutti, chi più chi meno, si prodighino sempre di più pur se goffamente per far sentire Omega parte della squadra, portandola con loro anche in situazioni più pericolose, avendo ormai riscontrato che, anche se scegliessero di non accompagnarla, la troverebbero comunque al loro fianco in un modo o nell'altro. La bambina si mostra grata per ciò che stanno facendo ed è chiaramente felice di essere a tutti gli effetti un membro della Clone Force 99, squadra che però sente la mancanza di un altro pezzo, ovvero Crosshair. E anche se è qui che l'episodio vede la sua conclusione, noi facciamo qualche passo indietro proprio per prestare attenzione agli eventi che coinvolgono il cecchino. Su Kamino, gli esperimenti sul clone continuano, esperimenti supervisionati da un fortunatamente sopravvissuto ma apparentemente riprogrammato AZ-3. Freddo e spento nel tono, ciò che l'impero vorrebbe per ogni sua pedina. Tarkin osserva l'operato di Nala Se sfoggiando una nuova placca che lo vede già promosso rispetto al primo episodio della serie, ma anche se questa ha la stessa disposizione di colori vista in episodio 4, il grado di Grand Moff verrà creato appositamente per lui fra circa 5 anni e dunque è probabile che per ora rappresenti più la sua autorità in quanto individuo che un grado superiore a tutti gli altri. Un altro ufficiale raggiunge poi Taipoca City, il viceammiraglio Rampart, presentato in forma olografica nello scorso episodio e ora chiaramente accolto come personaggio centrale negli eventi futuri della serie, nonché responsabile dell'operazione che ha visto i codici a catena implementati nella struttura dell'Impero Galattico e supervisore del progetto War Mantle, citato già in Rogue One da Gin Erso durante la ricerca dei piani della Morte Nera nella cittadella imperiale su Scarif. Quest'ultima operazione mira all'abbandono dei soldati cloni in favore dell'arruolamento di soldati volontari, un argomento importante e ricorrente nella serie, al pari del conseguente malcontento dei Kaminoani. In italiano il progetto in questione è stato chiamato Artiglio Guerriero, ma il significato originale voleva essere un metaforico manto da guerra o qualcosa del genere, visto che l'intera operazione rappresenta il passaggio di un ruolo dai cloni ai coscritti, di cui qui ci vengono presentati i primi quattro da Rampart, che vorrebbe dimostrare come reclute fedeli all'impero e addestrate dai cloni possano rappresentare una collaborazione formidabile. Tarkin crede in questa possibilità, ma vuole vederli in azione prima di dare un giudizio definitivo, ed ecco che sotto il comando di Crosshair, la nuova squadra viene inviata su Onderon per concludere la stessa missione assegnata tempo addietro alla Clone Force 99. Durante il tragitto, un membro della squadra registrato con l'identificativo ES-01 inizia a punzecchiare il cecchino mettendo in dubbio la sua attitudine al comando e l'utilità dei cloni sulle basi di uno smantellamento del vecchio esercito che ne dimostrerebbe l'obsolescenza. Crosshair però non spreca troppe parole per rispondere e rettificherà la situazione con i fatti. Su Onderon, gli imperiali eliminano tutti i soldati ribelli rintracciati e i civili si preparano allo stesso destino, rimandato solo dall'interruzione di ES-01, che suggerisce ai suoi compagni di ignorare le direttive per lasciarli vivere, scelta che spinge il clone a non perdere l'occasione per uccidere il petulante individuo, dimostrando che l'impero ha messo lui al comando per un motivo ben preciso e disposto a seguire gli ordini incondizionatamente. Ordinando ai suoi sottoposti di completare il lavoro, si sofferma a osservarli mentre uccidono i civili. Tutta questa scena dimostra cosa sono in grado di fare questi umani appena arruolati solo per eseguire gli ordini, anche fosse solo per paura di ritorsioni, atti orribili a cui cloni cresciuti sotto il comando degli Jedi non avrebbero mai acconsentito senza l'influenza del chip inibitore. E rivelandoci come gli Stormtroopers siano nati indossando le armature un tempo appartenute ai cloni, riceviamo un messaggio molto simbolico. Mentre i cloni hanno avuto nomi e personalizzazioni a distinguerli e sono stati tutti unici perché incoraggiati dagli Jedi ad accogliere la propria individualità, gli Stormtroopers sono già destinati a diventare una forza senza anima. Gli Stormtroopers non sono e non saranno persone per l'impero e i suoi sudditi. Gli Stormtroopers diventeranno solo un'armatura che simboleggia il pugno del governo. Ecco dunque che per iniziare il loro percorso non hanno bisogno di niente più che di un'armatura, appunto, e con il nuovo regime che vuole pian piano sbarazzarsi dei cloni, i vecchi soldati iniziano a lasciarsi dietro le proprie come fossero un'esuvia, raccolta dai primi arruolati che la vestono come ad abbandonare sin da subito la propria identità, per accogliere quel manto da guerra che dà il nome al progetto.
Crosshair e i suoi sottoposti, a missione compiuta, tornano su Kamino, aiutando Rampart a dimostrare che questa collaborazione può funzionare e garantendogli sia il grado di ammiraglio che il supporto di Wylaf Tarkin, un vantaggio da non sottovalutare nell'Impero Galattico, ma un'arma a doppio taglio. La situazione ovviamente preoccupa sempre di più i Kaminoani, che si aggrappano alla speranza di poter evitare il totale abbandono da parte del nuovo governo grazie a un progetto atto a generare cloni superiori, progetto che richiederebbe però la disponibilità dei loro cloni modificati a dire di Lamassu, o quantomeno uno di loro, Omega. Questa è a mio dire una delle trame più interessanti tra quelle che si stanno sviluppando nella serie e non vedo l'ora di scoprire cosa hanno in mente i Kaminoani e dove porteranno le loro scelte. Crosshair nel frattempo ritorna negli alloggi un tempo abitati dalla sua vecchia squadra, ora utilizzati dai coscritti, e chiaramente vaga sperduto in una mente svuotata dall'influenza del chip, forse alla ricerca del proprio io, identità che, anche se ritrovata, come sappiamo, sarebbe praticamente impossibile da riafferrare senza aiuto. A questo punto abbiamo discusso ogni evento di entrambe le linee narrative, poiché è qui che veniamo riportati dall'episodio sull'Evok Marauder e scopriamo della nuova stanza di Omega. Dunque possiamo procedere seguendo la Clone Force 99 negli eventi della puntata successiva. Il quarto episodio, intitolato Cornered, chiarisce che i cloni verranno messi alle strette in un modo o nell'altro, ma inizialmente li vediamo ancora una volta a bordo della nave, dove decidono di dirigersi sul pianeta più vicino secondo Tech, Pantora, così da procurarsi almeno cibo e carburante prima di scomparire altrove attendendo più calma nella galassia. Qui mi dispiace correggerti, Tech, ma Pantora, pur essendo il nucleo civilizzato del sistema, è la luna del pianeta Ortoplutonia, quindi non è realmente il pianeta più vicino. Questi comunque sono dettagli e il punto è che qui riescono a trovare un porto dove attraccare per recuperare rifornimenti e criptare l'impronta della nave, così da eludere l'identificazione dell'Evok Marauder. Il sallastano che li accoglie è disposto a evitare la scansione della nave in cambio di qualche credito, ma riconoscendo comunque il modello di classe Omicron e avendo contatti nel sottomondo criminale, avido di altri crediti, non perde tempo e vende l'informazione a una cacciatrice di tagli, Fennec Shand, che intenta cacciare Omega probabilmente per consegnarla ai Kaminoani, fa così il suo debutto in questo periodo storico nell'animazione, doppiata proprio dalla leggenda Disney, Ming-Na Wen. Per ora il gruppo è ignaro dei pericoli che corre, si muovono tutti in modo abbastanza impacciato, non essendo abituati a muoversi al di fuori di contesti militari, e mentre Wrecker, Tech e Gonki si occupano della nave, Hunter ed Echo si avviano alla ricerca del necessario insieme a Omega, incuriosita da frutti, Tuca e tutto ciò che può osservare in città. Anche qui, come su Sale Ukamai, ci viene fatto notare che l'impero si sta facendo strada. I cittadini entusiasti per la fine della guerra esultano al passaggio dei cloni e per i messaggi del governo, ma dopo tutto avremmo dovuto aspettarcelo. Ancora una volta, è così che muore la libertà, sotto scroscianti applausi. E poi Hunter stesso a dar voce ai nostri pensieri, affermando che sta cambiando tutto molto più in fretta di quanto immaginasse, e in effetti è assurdo. Come al solito, il vecchio Sheev Palpatine aveva chissà quanti piani e sottopiani gestiti da individui disposti a servirlo senza proferir parola, avamposti che sfoggiano il sigillo dell'impero sparsi nella galassia, e nuovi protocolli prontamente eseguiti, ovunque. Rampart stesso esce assolutamente dal nulla, ma chiaramente si è preparato a lungo per questo momento, e ritengo l'intro L'introduzione di un personaggio come lui piuttosto curiosa se consideriamo che il ruolo poteva essere coperto da uno dei tanti ufficiali già noti. Invece lui deve guadagnarsi una reputazione tutta da scrivere e hanno un maggiore spazio di manovra visto che non sappiamo niente su di lui. Un po' come è stato per Orson Callan Krennic con il progetto Stardust, Tarkin potrebbe semplicemente cancellare le sue tracce dalla storia galattica, strappandogli i suoi meriti a opera compiuta. Il tempo ci offrirà sicuramente tutti i tasselli necessari in un media o nell'altro, ma per ora concentriamoci sugli eventi attuali. Hunter, cercando un modo per guadagnare qualche credito, prova a vendere un Pyro Ordigno a un gran che a quanto pare si mostra più interessato a Echo, scambiandolo per un droide. Mi sembra un po' strano considerando l'eterogeneità di impianti e abbigliamenti che è possibile indossare nella galassia, basti pensare a Ten Posla, ma posso comprenderlo. Dopotutto nella serie stessa lui svolge il ruolo solitamente adibito agli astromecca grazie allo spike installato nel suo braccio destro, e anche se senza dubbio non è felice di recitare la parte del droide, grazie a questo suo aspetto meccanico lui e Hunter riescono ad aggirare il venditore con l'idea di scomparire comunque ad affare concluso. Mentre loro erano impegnati a truffare il Gran, però, Omega si è allontanata seguendo un Vurpak che le ha portato via una bambola di clone presa dal negozio, molto simile a Stormy, lo Stormtrooper giocattolo che Gin Erso dovrà abbandonare su Lamu fra circa 6 anni.
Nella corsa tra le vie trafficate, la bambina perde l'orientamento e viene rintracciata da Shand, giunta sul luogo, che la inganna offrendosi di aiutarla a trovare i suoi amici. L'intelligente e al contempo ingenua bambina continua a porle domande, ma la donna riesce comunque a mantenere momentaneamente la sua fiducia, dialogando pacatamente e rubando persino del cibo così che possa nutrirsi. Hunter, però, seguendo le tracce di Omega, si avvia rapidamente verso di loro e non appena le rintraccia, il clone e la cacciatrice si preparano allo scontro. I due iniziano a combattere e la bambina riesce a scappare, ma lo stesso vale per Fennec, che ha la meglio su Hunter, costretto a chiedere aiuto ai suoi compagni. Mentre Wrecker si fonda verso la posizione di Omega, rintracciata da Tech con un hacking delle telecamere di sicurezza pantorane, Echo rimuove i bulloni di costrizione dei veri droidi del venditore e fugge insieme a loro perché possano aiutarlo a preparare più rapidamente la nave, così da lasciare in fretta la Luna. Wrecker riesce a ritrovare la piccola prima della cacciatrice, che però si mostra tanto abile da stendere persino lui e riacciuffare la sua preda. Solo dopo uno spericolato inseguimento a bordo di uno speeder rubato, Hunter riprende con sé Omega e lascia indietro la donna, ma non senza difficoltà, considerando che in tutta questa sequenza Fennec ha dimostrato ancora una volta quanto sia agile, forte e capace, ma soprattutto, vista in un contesto dove non sta sterminando Stormtroopers, ha chiarito che qui non è il tipo da farsi scrupoli verso civili e autorità, visto che ha lasciato dietro di sé numerose vittime e probabilmente è per questo che Darth Vader non l'ha chiamata per dare la caccia al Millennium Falcon. Troppe disintegrazioni nel suo curriculum. In The Mandalorian l'abbiamo vista risparmiare e liberare una Twi'lek, e dobbiamo quindi riflettere su come gli eventi di 3 decadi possano cambiare le persone, ma in vista di ciò che può aspettarci in The Book of Boba Fett, dovremmo comunque tenere le sue attitudini spietate in considerazione, sia noi che Omega, poiché la piccola deve imparare come ogni bambino una regola: non bisogna mai fidarsi degli sconosciuti. Fortunatamente anche per questa volta lei è al sicuro e grazie a Echo con l'aiuto di DK3, Clink225 e CC67, ora droidi liberi, l'Evoque Marauder è nella migliore delle condizioni e pronta a partire. Hunter, Omega e Wrecker tornano e presto la nave decolla perché i Bad Batch possano tornare a percorrere la propria via, magari portando con sé qualche lezione sulla delicatezza necessaria quando ci si muove in un luogo pieno di semplici cittadini, e lasciandosi alle spalle Pantora e Fennec Shand, almeno per il momento. Ora sanno che la bambina è nel mirino di qualcuno, la cacciatrice non smetterà di braccarli a meno che una taglia più redditizia non cambi la situazione, e molto probabilmente lei non sarà la sola a cercarli nella galassia. Questi erano il terzo e il quarto episodio di The Bad Batch, episodi che ho trovato senza dubbio godibili e interessanti. Sembra assurdo dirlo, ma siamo già un quarto della prima stagione e devo dire che la struttura finora si è dimostrata davvero solida. Tra tutte le serie della saga, la più simile, proprio in termini strutturali, è stata The Mandalorian, il cui ritmo narrativo non è mai stato il mio preferito se messo a confronto con Rebels o Clone Wars, ma devo dire che in questi primi episodi di The Bad Batch ha funzionato meglio del previsto, senza mai perdersi più di tanto e offrendoci momenti di calma solo quando prettamente necessari, senza permettere la tranquillità di divenire più attenti. Ogni episodio successivo al primo ha stabilito punti cardine che diverranno fondamenta per i prossimi episodi della serie, ma anche per diversi media ambientati nel periodo, passando per l'evoluzione dell'impero galattico e del rapporto con i Kaminoani, fino ad arrivare alla situazione dell'intera galassia lontana lontana, visivamente più ricca che mai. Lo avevamo già notato nell'ultima stagione di Clone Wars e la Lucasfilm Animation anche qui su Pantora ha voluto mostrare i muscoli sfoggiando una grande varietà di effetti e modelli, luci e ombre che sembrano migliorare di episodio in episodio, un'incredibile quantità di individui e dettagli a schermo. Con il proseguire dell'avventura continuerò senz'altro a stupirmi di tutto questo, suppongo più intimamente perché non voglio tediarvi con lodi ripetitive a ogni video dedicato, però voi non dimenticate mai di soffermarvi ad apprezzare questi dettagli per niente scontati. I passi fatti dal debutto del film che ha dato inizio a Clone Wars nel 2008 sono indiscutibilmente mastodontici e il budget a disposizione, grazie alla Disney, ha fatto davvero miracoli. La portata principale, comunque, rimane il racconto, che credo si mostrerà sempre più serrato dopo aver stabilito le basi per gli eventi successivi. Eventi che, come sempre, non vedo l'ora di scoprire, per poi esplorare ed esporre per voi le molte sfaccettature di questo nuovo viaggio nella storia della galassia lontana lontana. Al solito io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi chiedo scusa per il tono insolito di questo video, ma purtroppo non mi sento molto bene, ho scelto di registrare comunque per portarvi il video più o meno nei tempi stabiliti, ma dovendo scendere a patti con il fatto che, appunto, la mia voce non è nella migliore delle condizioni.
Sperando di riprendermi al meglio in tempi brevi, io vi do appuntamento al prossimo video e come sempre, che la forza sia con voi!